Oggi siamo tornati qui in Emerald Coast e oggi vorrei cercare di esplorare la mappa che mi rimane da sbloccare. E tra l'altro, come vedete, l'ora è impostata un po' più sul tardi. Questo perché oggi vorrei anche cercare di cacciare le specie di cervi che si trovano in questa mappa e che si abbeverano proprio un po' più sul tardi. Quindi sarà una caccia serale bar notturna e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Tra l'altro mi trovo in single player e vediamo se sulla mia mappa c'è qualche trofeo di interessante. Tra l'altro mi trovo in questo outpost qua sopra ed è bellissimo perché ci sono tipo questi specie di recinti e penso sia un posto dove si tengono degli animali magari feriti e che sono stati curati o cose del genere. Almeno penso sia così. Abbiamo un po' tutte le specie che si trovano in questa mappa, infatti abbiamo i cervi rossi, i daini, ed è bellissimo. E abbiamo anche i coccodrilli, che a quanto pare sono anche abbastanza tranquilli. Poi ovviamente adesso non ne sono qui certo perché magari lo dirà meglio nelle missioni della storia che vorrei cercare di fare. Ma comunque è bellissimo, perché si possono vedere qua un bel po' di specie di cervi. Il primo cervo che vedo è un livello 5 di dino. Ok? In realtà ha anche una abbastanza possibilità di trollare, ma mi sa che quello lì è il palco da diamante. Quindi vediamo di colpirlo bene. E così è giù. Ottimo, quindi non so se col primo colpo l'ho preso bene, ma fortunatamente con il secondo colpo l'ho preso decisamente vitalmente. Quindi ok, e tra l'altro è comparso dal nulla, perché mi sono girato, ho sentito un rumore di un cervo che correva e difatti il primo colpo non era vitale. Meno male che l'ho colpito per una seconda volta. È il primo dino che vedo oggi e il primo animale anche che vedo oggi su questa mappa, ed è un livello 5 di dino. Speriamo che non sia un troll e vediamo. Ed è un troll, perfetto. Divertente. Ecco, infatti questo qua, quando ho visto il livello 5, il palco mi sembrava un po' decente, ma mi sa tanto che questo qua è il palco, quello che hanno anche i livelli 4, che fa sempre sui 240 di punteggio. Quindi c'è andata male e peccato, perché anche questo qua è un troll. Quindi sono sempre abbastanza comuni i troll su di questa mappa, e infatti qua abbiamo anche un dino. E quindi direi interessante. Ottimo inizio di questa caccia con un bellissimo troll. Ma che sta succedendo? Ok, abbiamo livello 5 di sambar indiano. Quello è un qua. Aio. Quello è un 4. E quello lì è il 5. Allora, abbiamo già avuto un troll di sambar indiano e non voglio fargli un colpo così a questo, Tra l'altro sono arrivato qua e laggiù abbiamo già una zona di sambar, perché si abbeverano dalle 17 alle 20, dalle 17 alle 20, come le volpi rosse. E vediamo adesso se si ferma. In teoria non dovrebbe allontanarsi troppo e spero che si fermi subito lì dietro, perché nel caso abbiamo, spero questa volta, un diamante di sambar, che tra l'altro sembra avere il palco molto migliore confronto al troll che abbiamo avuto. E speriamo. Tra l'altro il troll l'abbiamo trovato in multiplayer, questo qua invece nella single player. Sono due animali di fila di livello massimo. Speriamo che non sia anche questo un secondo troll di fila. E la stima per il diamante è 165 o 66, non mi ricordo. Quindi ha la possibilità di fare anche il diamante. Il punto è se lo farà veramente oppure no. Ha un bel palco, speriamo di sì, però anche su dell'altro livello 5 di sambar indiano che ho trovato in multiplayer ho detto che era un bel palco, invece poi non ha fatto il diamante, quindi vediamo se questo qua lo farà effettivamente oppure no. Eccolo lì. È nervoso e infatti sta bevendo là, perché l'avevo già detto in un video mi pare, ma a quanto pare adesso gli animali quando si spaventano e scappano via, quando diventano calmi e si fermano, iniziano a bere, in questo caso, oppure a riposare o a mangiare nel posto dove si sono fermati. E non tornano più indietro. Non so come mai, non so se sia un bug o se sia voluto, ma comunque non è una cosa brutta alla fine, perché se si sta seguendo l'animale, basta andare vicino e
si dovrebbe alla fine ritrovare l'animale facilmente. Quindi non si è fermato troppo distante da dove avevo, l'avevamo visto per l'ultima volta. Il punto è che da qua non riesco a capire se c'è una collina davanti oppure no. Quindi devo provare a vedere con il mirino del fucile normale. A me non sembra che ci sia una collina davanti, però vorrei farlo allertare per sicurezza. Tanto alla fine il sambar lo devo prendere con il 7 mm, che ha una buona penetrazione. Quindi vediamo di farlo allertare con il 22 che ho portato questa volta lo zarza. Non l'ho usato tantissimo quest'arma, ma alla fine è come il... è come il 22 con 10 colpi nel caricatore, ma alla fine questo qua ne ha soltanto 5. Ma serve alla stessa cosa. Quindi è allertato. E forse ho fatto bene a farlo allertare perché era effettivamente dietro la collina. Quindi vediamo adesso se si ferma. Ed è giù. Perfetto. Spero che sia un diamante, perché altrimenti è già il secondo troll di questa caccia ed è anche il secondo troll di sambar indiano. Quindi andiamo a confermarlo e speriamo. Ed eccolo qua. Speriamo. Il palco non so perché, ma a me sembra simile a quello dell'altro troll. Da più vicino non mi sembra enorme alla fine. E mi sa che potremmo avere un secondo troll di sambar indiano. Mi sa. Ma comunque confermiamo, perché poi magari farà il diamante. Confermiamo. E infatti è un troll questa volta di 2 punti sotto il diamante, anche meno. E quindi doppio troll di sambar indiano e doppio troll in questa caccia già. Perfetto. Singolo polmone con il 7 mm, ho quasi preso al cuore. Cioè, si è avvicinato di pochissimo, non l'ha preso. Ma abbiamo un altro troll. Comunque, imbalsamiamolo perché voglio comunque metterlo nella lodge per ora. E quindi abbiamo un altro troll. Evviva! E quindi sembra che in questo lago ci sia soltanto questa zona di sambar indiano. E vediamo di buttarcelo giù. È un livello 4 di peso massimo. Ovviamente non ha la possibilità di fare il diamante. E andiamolo a confermare. Ed eccolo qua. Quindi un livello 4 di peso massimo. E vediamo un po' di confermare. Doppio polmone col 7 mm. Pelliccia Dusky Gradient. Penso sia comune. 128 di punteggio. E proprio al gold. Sopra del gold di 4 punti. E quindi è a malapena un gold. Direi che possiamo accettare. E qui abbiamo qualche canguro. Abbiamo un paio di livelli 7. E un livello 5 che è da qualche parte, ma non so più dove. Quindi vediamo se riusciamo a colpirne qualcuno con ovviamente il 7 mm. E non penso che sia vitale ovviamente, ma vorrei cercare di buttarlo giù in qualche modo. E sta andando giù adesso. Quindi non so dove l'ho colpito, forse alla spina. Ma direi che possiamo andarla a confermare. E quindi nessuno tra i tre colpi non è stato vitale. Quindi vediamo un po'. Colpito. In realtà qua se avesse avuto un po' più di penetrazione ce l'avrebbe fatta a colpire i polmoni. L'angolazione era abbastanza buona, ma mi sa che non ce l'ha fatta la penetrazione. Qua anche. E alla fine l'ho preso alla coda, che è stato il colpo più vitale a quanto pare. Quindi mi sa che colpire la sua coda è un po' come prendere la spina. E quindi probabilmente è molto vitale. E direi che quindi si può confermare. Niente di interessante. Aveva come stima tra l'altro il peso massimo. Ma ovviamente non c'era anche un livello 5 che aveva il peso massimo. E quindi diciamo che seguire i pesi massimi in questa mappa non... diciamo che non serve a molto, perché come vi ho detto c'era un livello 5 di peso massimo, quindi di canguro, quindi non è molto utile in questa mappa. Sì. Mi sa che c'è un sambar dalla criniera, giusto un pochettino buggato. Voglio provare a fargli una bella foto.
Anche se notte non si vede niente. Ma se gliela faggio così alquanto inquietante. Ecco, così era più inquietante. Perfetto. Posso buttarlo giù lo stesso? Vediamo se parte a correre, si è girato? No. Quindi è totalmente buggato. Da 2 a 2 metri di distanza, bello. Ottima stima. E mi è riuscito comunque a colpire. Mi sta letteralmente uccidendo un sambar dalla criniera morto. Ma comunque. Singolo polmone. Niente di interessante. E qua di fianco abbiamo un nuovo outpost da sbloccare. Quindi andiamo qui e vorrei poi andare più nella parte qua sopra della mappa e vedere se di sbloccare anche quell'altro outpost che abbiamo. Ed eccolo qui. E qua abbiamo un sambar dalla criniera che è letteralmente enorme. Non ha la possibilità di fare il diamante, perché il diamante è 148 e la sua stima massima è 147. Quindi adesso appena torna in superficie, perché adesso è sott'acqua, non so, vediamo di colpirlo. Eccolo qua. E così è giù sul colpo. È nell'acqua, quindi dovrà fluttuare verso di me, e quindi devo aspettarlo qui. Tra l'altro, nel mentre che viene verso di me, soltanto ieri ho trovato un animale che penso sia rarissimo e anche abbastanza raro, come il canguro leucistico che ho trovato, ovvero un bunting albino. L'avrete visto già anche dalla copertina. L'ho trovato ieri mattina e ho una clip dove lo prendo. Questa clip non ha non ha i commenti, ma ve li farò adesso sul momento. L'ho trovato all'incirca in questa zona, se non sbaglio, e sono partito da questo outpost perché volevo cercare di andare a controllare tutta la riva sulla mia mappa, ovviamente. E ho trovato quasi subito all'inizio questo livello 4 di bunting enorme albino. È stata una sorpresa incredibile anche per me, perché ho visto un albino e in realtà pensavo fosse una femmina, perché non mi sembrava avesse un palco così grande. E poi l'ho spottato ed era un livello 4 di bunting albino. In questa mappa i rari sono bellissimi. E tra l'altro gli unici due rari che ho trovato su di questa mappa sono enormi, ovvero un livello 8 di canguro e adesso un livello 4 albino di bunting. Quindi sono enormi, tra l'altro. E adesso, come potete vedere, l'ho buttato giù con il 300 e confermandolo possiamo vedere tutte le altre varie informazioni sui 122.8 di punteggio, se non sbaglio. Ma lo state vedendo voi dal video adesso, quindi potete vedere tutte le informazioni che volete. Comunque, nel mentre ci è arrivato qua il nostro sambar dalla criniera, possiamo confermarlo, 135 gold, e infatti il diamante è 148. Quindi ottimo sambar indiano, sambar dalla criniera, scusate, ed è molto bello. Confermiamo e continuiamo. E lì abbiamo anche un ottimo Axis Deer. E lì abbiamo un ottimo cervo pomellato. Non so quanto sia la sua stima per fare il diamante, ma sembra di ottime dimensioni. Quindi vediamo se si ferma e proviamo a prenderlo. Ed eccolo lì, quindi è allertato al momento. E non so come mai, ma al primo colpo non l'ho colpito. Penso ci fosse davanti un qualche ramo di un albero, ma sono fortunatamente riuscito a colpirlo con il secondo. Ci sono a quanto pare anche dei canguri che scappano. E in questa zona qua sopra sembra che ci siano anche alcuni canguri, quindi è interessante da sapere. E andiamoci a confermare questo canguro preso col 22-250, che direi è un ottimo fucile, che sostituirà molto probabilmente anche il 243, anche se il 243 è più potente. Ma comunque anche il 22-250 non scherza, quindi direi che è un'ottima arma. Eccolo qua, peso massimo. Non so quanto sia la stima per il diamante, ma non penso sia così tanto grosso. E infatti 200 di punteggio. Aveva la possibilità di fare il diamante, e infatti come vedete è 17 punti in meno,
e la stima era, mi pare, di più di 217. Quindi comunque la possibilità di fare il diamante ce l'aveva, ma ovviamente non è stato abbastanza grande. Un ottimo Axis che tra l'altro, come sapete, hanno fatto un rimodellamento. Io non so se fino ad ora l'avevo mai preso in un video, quindi ve lo mostro meglio. Si vede soprattutto la differenza nella faccia e nei peli, perché come vedete, e nella pelliccia, perché come vedete è molto diverso ed è molto più realistico. Quindi confermiamo e continuo a dirigermi un po' verso di questo lago qua. E qui abbiamo un altro sambar indiano, con anche questo la possibilità di fare il diamante. Non penso che sia il diamante ovviamente, perché come vedete il palco non è incredibile, è sempre più piccolo del livello 5 che avevamo prima, quindi molto probabilmente non ce la farà. Ma comunque ha la stima abbastanza buona, quindi andiamo a confermare e vediamo. Ed eccolo qui, quindi vediamo un po'. 156, quindi come vedete non è ovviamente un diamante. 10 punti in meno per fare il diamante, ed è un ottimo livello 4 comunque, quindi direi un altro ottimo sambar indiano. E quello lì è un altro molto grosso. Quindi abbiamo un altro sambar indiano che ha di nuovo la possibilità di fare il diamante. Questo sembra il più grosso tra tutti che abbiamo trovato per oggi, e vediamo un po' se questo ce la fa ad arrivare al diamante. È un livello 4, ma il palco sembra più largo di tutti gli altri, quindi vediamo di colpirlo col 7 mm. E così è giù. Quindi andiamola a confermare e speriamo, perché abbiamo già avuto un sacco di troll di questi, di questa specie, e magari questo qua ce la fa. Questo è un livello 4, quindi nel caso non dovesse farci, ovviamente non è un troll, ma ha la stima più alta che abbiamo visto fino oggi almeno, anche più alta del del livello 5 se non sbaglio. E quindi vediamo un po'. Ed eccolo qui, quindi il palco in realtà sembra abbastanza simile a quello del livello 5, ma a me sembra più largo. Quindi confermiamo ed è un gold, 159. È un po' più piccolo di quello del livello 5, ma comunque anche questo è un ottimo sambar indiano. Magari prima o poi qualcuno ce la farà a fare il diamante, quindi speriamo. Tra l'altro al momento mi trovo qua sotto, e questo qua è un ottimo lago da trovare sambar, dato che ce ne sono tantissimi. E vediamo cosa riusciamo a trovare di altro. Ok. Quello è un altro livello 5 di Dino, il secondo di oggi. E quello lì è un altro troll, e ha il palco da troll come quello di prima. Quindi evviva, un altro troll di oggi. Poi magari fa il diamante, ma in teoria ha lo stesso palco di quello di prima, quindi non dovrebbe avere nessuna possibilità di fare il diamante. La stima ce l'ha fino a 254 e il diamante è 249.99. Ma secondo me non ce la fa, quindi è già il secondo livello 5 che trovo di Dino in questa mappa di oggi, e molto probabilmente è anche un altro troll. Ed eccolo qui. Mi sa che di nuovo un palco di quelli da 240 e qualcosa. E difatti questo anche meno, 237. Peccato, perché questa qua è una delle pellicce nuove che mi sarebbe piaciuta trovare su un diamante. Ed è di nuovo un troll questo, mannaggia. Doppio polmone, quindi ottimo colpo. Ed è un altro maledetto troll. Evviva, quindi confermiamo. E mi sto dirigendo al momento verso di quel lago lì, perché dovrebbe essere un altro lago ottimo per i sambar indiani. E vediamo se magari lì riusciamo a trovare finalmente un diamante, o se dobbiamo continuare ad essere trollati in questo modo. E sembra che in questo lago tutti i sambar indiani siano abbastanza piccoli. Abbiamo un paio di livelli 3 laggiù, ma niente di incredibile. E possiamo provare a buttarle giù uno dei due. E così è giù sul colpo.
andiamolo a confermare. Ed è probabilmente questo l'ultimo animale di questa caccia. E quindi eccolo qua. È abbastanza piccolo, 106 di punteggio. Non è nemmeno un gold, quindi si vedeva ovviamente che era parecchio piccolo come sambar indiano. Maschio di livello 3. E direi che possiamo accettare e andare nella lodge a vedere di posizionare questo altro troll di sambar. E nel mentre vi faccio vedere anche il nuovo e probabilmente il miglior trofeo fino ad ora trovato qui nella Emerald Coast, ovvero il Banteng Albino. Quindi per il momento ho posizionato qua i due sambar indiani troll, 165 e 164. Quindi a quanto pare questo qua era più vicino al diamante, quello, il primo troll che abbiamo trovato in multiplayer era più vicino al diamante. Quello di oggi è leggermente più piccolo. Poi ho posizionato qui il Banteng Albino, che non mi sarei aspettato di poter mettere su una placca così. E pensavo ci dovesse essere una placca un po' più grossa, e invece posso metterlo qui. Quindi direi un ottimo Banteng Albino, ed è bellissimo. Questo è probabilmente il miglior trofeo fino ad ora qui in Emerald Coast. E abbiamo già trovato un bel po' di trofei qui in questa mappa. Ora, non so se per il Banteng ci possono essere anche altre pellicce rare, ad esempio il melanico, ma l'albino sicuramente c'è. Comunque, io raga spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto. Noi ragazzi, ci vediamo, ciao!